Cari amici, è con grande gioia che apro questo incontro avendo al mio fianco un amico a voi tutti noto, Aldo Maria Valli. Molto spesso quando si presenta qualcuno si usano formule come è a tutti voi noto, non ha bisogno di presentazioni, anche quando talvolta l'oratore avrebbe bisogno invece di essere presentato perché poi non è noto a tutti. Però in questo caso io vorrei dire due parole, al di là della retorica delle buone maniere, proprio sulla formula a tutti voi noto. Perché potrei dire che Aldo Maria Valli è a tutti voi noto perché è stato per, credo, oltre 20 anni, forse molti di più, non so, vaticanista della RAI, prima al TG1, poi prima al TG3, poi al TG1, accompagnando nei loro viaggi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, lo stesso Papa Francesco, almeno per una parte del suo pontificato, fino a quando recentemente non è stato dirottato a un'altra rubrica della RAI di cui si occupa. Quindi in questo senso potremmo dire che è noto a tutti, perché tutti ne conoscono il volto, riconoscono il reportage, e la sua immagine è entrata, direi, nelle case di tutti gli italiani. Questo tipo di notorietà, però, per quanto vasta, è a mio parere superficiale, perché ciò che il piccolo schermo trasmette viene presto dimenticato. E la notorietà a cui mi riferisco presentandolo è un'altra, è la notorietà di Aldo Maria Valli come conduttore di un blog, Duc in Altum, che si è affermato come uno dei principali punti di riferimento di chi in questi tempi di smarrimento religioso e morale conserva ancora la fede cattolica e combatte la buona battaglia. E l'ultima battaglia, potremmo dire, prendendo a prestito il titolo del libro che oggi presentiamo. E perché dico che questa notorietà non è superficiale, ma è per quanto chiaramente più ristretta dal punto di vista quantitativo della precedente, però è una notorietà più profonda, perché è una notorietà che collega uomini e donne che in questi tempi difficili sono uniti dall'amore per la verità e dal desiderio di difenderla, e tutti noi qua, voi qua, ne siete una numerosa rappresentanza. Perché oggi tanti criticano il relativismo, che è la negazione per eccellenza della verità, ma poi tanti vivono di fatto in maniera relativista perché nella loro vita non cercano la verità, la giustizia, ma assegnano il primato alla comodità, ai piaceri, agli interessi, al potere. E dunque ci vuole una grande forza d'animo per rinunciare alla via larga, potremmo dire, della ricerca del proprio comodo, del proprio interesse, per percorrere invece la via stretta, lastricata talvolta di sacrifici, dell'amore alla verità, che è l'amore a Gesù Cristo, nostro Signore, che è l'unica via, verità e vita. E Aldo Maria Valli ha percorso e percorre questa strada, come dimostra il fatto che non nasce, tra virgolette, tradizionalista, ma ha abbracciato la tradizione cercando la verità. Valli ha scritto una biografia del cardinale Martini, che come sapete è il mentore di Papa Francesco, e all'inizio del suo pontificato ha accolto con fiducia, con benevolenza lo stesso Papa Francesco, ma di fronte all'evidenza dei fatti, che è l'evidenza di una tragedia spirituale e morale, non ha rinunciato alla propria libertà e indipendenza di giudizio, compiendo un itinerario personale esattamente opposto a quello di altri vaticanisti che, dopo essere stati i biografi di Benedetto XVI, si sono dati invece anima e corpo a Papa Francesco, senza fare nulla. E Alberto de Villasmundo, che è il protagonista del suo romanzo, è un uomo che, come scrive Valli, cito, aveva capito che la Chiesa stava percorrendo la strada del tradimento della fede, dell'eresia e dell'apostasia, e da un giorno all'altro aveva deciso di scendere in campo a difesa della verità.
Ecco, Aldo Maria Valli ha lasciato alle proprie spalle il cardinale Carlo Maria Martini per dare voce a un altro Carlo Maria, Monsignor Carlo Maria Viganò, il coraggioso vescovo cattolico che per primo, possiamo dire, ha alzato il velo sulla tragedia della Chiesa contemporanea. E così Aldo Maria è entrato a far parte di quella minoranza di fedeli che per amore alla verità e alla Chiesa resiste e combatte con la certezza che il Signore non abbandona il suo piccolo gregge. E questo concetto di piccolo gregge è uno dei fili conduttori del romanzo di Aldo Maria Valli che oggi presentiamo, L'ultima battaglia, pubblicato dalla casa editrice Fede e Cultura di Giovanni Zenone, che saluto qui presente, un editore infaticabile, trovate i suoi libri. E questo libro esce negli stessi giorni in cui è uscito un altro libro, il libro qui lo vedete di Eugenio Scalfari, Il Dio unico e la società moderna. Ora, Scalfari, ora negli ultimi tempi io ho spesso ripetuto che oggi esistono due religioni all'interno dell'unica Chiesa. Ecco, a me sembra che questi due libri usciti quasi in contemporanea, quello di Scalfari e quello di Valli, possono essere considerati quasi due manifesti delle due religioni che oggi convivono all'interno dell'unica Chiesa, tra cui intercorre una dura battaglia, l'ultima battaglia, come la definisce Valli. Il libro di Scalfari ha come sottotitolo Incontri con Papa Francesco e il Cardinale Carlo Maria Martini, perché è un libro che raccoglie 3 interviste al Cardinale Martini e 21 tra interviste e articoli di Scalfari su Papa Francesco. Sottolineo il numero di questi articoli pubblicati da Scalfari su Repubblica, 21, perché se ciò che scrive Scalfari fosse falso e menzognero, non solo ci sarebbero state delle dure smentite, ma soprattutto Papa Francesco non avrebbe continuato a incontrare il giornalista bugiardo. Purtroppo sembra che il bugiardo non sia, diciamo, il giornalista. Ora, non è qui il luogo per analizzare gli errori e le eresie di cui i protagonisti di questo libro, mi riferisco a quello di Scalfari, fanno sfoggio, però mi limito a citarne uno. A pagina 24 del libro, a una domanda di Scalfari sulla resurrezione, il cardinale Martini risponde: «La resurrezione di Cristo non è un miracolo. Il Dio che attraverso il Figlio ha assunto natura umana, dopo la morte sulla croce, riassume la sua natura divina e immortale». Sottolineo le ultime parole. Dopo la morte sulla croce riassume la sua natura divina e immortale. Dopo, quindi prima ne è privo. Cioè la tesi che nel libro espone il cardinale Martini, Papa Francesco ribadisce sottilmente e Scalfari esplicita chiaramente, è questa: il Verbo divino, cioè la seconda persona della Santissima Trinità, nell'incarnazione cessò di essere Dio, perdendo la coscienza della sua divinità e cominciando a sentirsi puramente uomo fino a diventare capace di errore e di peccato. Solo dopo la morte sulla croce egli riassunse la sua natura divina e immortale. Gesù è il Figlio di Dio, no? Questo sia il Cardinale che Papa Francesco dicono, ma non è Dio stesso. La parola Figlio di Dio non significa altro che non significa che egli è Dio, significa semplicemente Messia, senza che peraltro Gesù fosse pienamente consapevole della sua missione. E sono errori antichi di eresie come l'arianesimo, l'apollinarismo, il nestorianesimo, il socinianesimo, tutti errori che riaffiorano e che Scalfari attribuisce sia al Cardinale Martini che a Papa Francesco. E la conseguenza di questi errori è che Gesù deve essere ammirato perché è un uomo straordinario, per la sua predicazione, per la sua capacità di soffrire durante la passione, perché la passione è stata l'espressione più alta della sua umanità. Ma la sua vita privata, a cominciare dalla sua infanzia, non ha alcun interesse, perché Maria fu madre di un uomo, non di un Dio, e di conseguenza si deve considerare indebita l'adorazione che a quell'uomo fu prestata dalla Beatissima Vergine, da San Giuseppe, dai magi e dei pastori. Cioè il bambino Gesù non era diverso dai bambini di quel tempo
e anche nella sua vita pubblica, naturalmente, Gesù fu un uomo come gli altri, eccezionale, sì, ma non privo di passioni e di difetti. Ora, questo non è l'insegnamento della Chiesa Cattolica, che si insegna che Gesù Cristo fu Dio prima, durante e dopo la incarnazione. Lo ribadisce il Concilio di Calcedonia contro i Nestoriani, lo afferma il Concilio di Nicea. L'incarnazione si compì a Nazareth e si manifestò a Betlemme, ma Gesù non nacque né a Nazareth né a Betlemme, perché nel momento in cui nacque aveva un'età già eterna. Tutte le perfezioni della eternità, della infinità, della immensità di Dio, noi le adoriamo, quelle perfezioni, nel bambino Gesù che è nella mangiatoia, perché chi vede la luce non è un semplice bambino, ma è un uomo Dio, è il Salvatore, è il Redentore dell'umanità, è l'essere perfettissimo quel bambino, creatore del cielo e della terra. Lo dico anche perché, siccome ci avviciniamo a Natale, per invitare tutti i presenti ad aumentare la loro devozione al bambino Gesù, la devozione alla Santa Infanzia, anche per reagire agli errori correnti, errori che ci ricordano che ci troviamo di fronte a due religioni in una sola Chiesa. Il libro di Scalfari è il manifesto, potremmo dire, uno dei manifesti della nuova religione. Quello di Valli non è il manifesto della vecchia religione, è il manifesto della religione di sempre, che è quella di Gesù Cristo, che ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La nuova religione è quella che nelle pagine del suo romanzo Valli definisce come smart theology, e descrive con queste parole, lo cito: il soggettivismo come regola ispiratrice, fine dei dogmi, fine delle certezze, teologia liquida, la prospettiva della rivoluzione, l'uomo al centro, umanitarismo, fratellanza universale, culto della conoscenza. E il credo di questa nuova religione, espresso da una figura del suo libro che è il Padre Guardiano, che tira un po' i fili di tutto, dirige tutto, che dice: noi crediamo nell'uomo che vive nel mondo visibile, ma è anche capace con la sua vita interiore di apprezzare l'azione del grande architetto dell'universo. Noi crediamo nell'umanitarismo, nella religione dell'uomo che si fa Dio e nei principi della filantropia e della fratellanza. E Valli descrive in maniera brillante, spiritosa anche, ma penetrante, un futuro che è molto meno lontano da quanto non possa apparire nel suo romanzo. Però ciò che a me personalmente è piaciuto di più nel suo libro è che, malgrado l'orizzonte drammatico che delinea ai nostri occhi, malgrado questo tragico scenario, però dalle sue pagine non trasuda mai né amarezza né scoraggiamento. È uno stile leggero, potrei dire, quasi gioioso, che costituisce un antidoto alla tentazione oggi presente della depressione. Ma chi combatte non può permettersi di essere depresso. E noi siamo soldati della Chiesa che combattiamo in una aces ordinata, in una armata schierata a battaglia. È per questo che mi piace anche nel suo libro lo spirito militante che già fiora nel titolo L'ultima battaglia e nelle parole di Alberto di Villasmundo, in cui forse possiamo riconoscere l'autore, di cui scrive Valli: lui che non si era mai visto nelle vesti di soldato si era ritrovato in prima linea a combattere una battaglia che sembrava perduta in partenza. E un altro protagonista dice: la verità è che come soldati al fronte siamo in guerra, e questa potrebbe essere per noi l'ultima battaglia, perché è in gioco la sopravvivenza della nostra fede. La battaglia sembra perduta, ma sarà vinta. Questo è il messaggio del libro di Aldo Maria Valli, e dunque allontaniamo ogni tentazione di tristezza, di amarezza, di preoccupazione nella lotta, e combattiamo con gioia, una gioia che si fonda sui beni spirituali che possediamo e su quelli che la speranza ci fa certi di ottenere. San Paolo ci esorta con queste parole: gaudete in domino, iterum dico gaudete. Dio è la nostra forza e Dio ama chi combatte e chi resiste con fiducia e con allegria. Siamo pochi, certamente, ma il Signore, ricorda Valli, compie le sue meraviglie di salvezza servendosi di pochi.
E dunque dobbiamo essere allegri perché siamo